Madre e figlia stanno per arrivare con il treno per la prima volta a Trieste, provenienti dall'Istria e da Gimini. Mentre si affacciano dai finestrini, rimangono impressionate dallo spettacolo di una città tra altipiano e mare. Il primo luogo caratteristico che si nota è il castello di Miramare. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena, assieme a Carlotta, voleva a Trieste una residenza adeguata al suo nome, al suo rango e ai suoi incarichi ufficiali. Amante della natura e della botanica, decide di erigere la dimora sul promontorio denominando tutto il comprensorio con la parola spagnola di Miramar, Miramare. Il 1 marzo 1856 inizieranno i lavori che procederanno veloci. Proseguendo verso Trieste, attraverso la ferrovia, si passa accanto al Faro della Vittoria. Costruito tra il 15 gennaio 1923 e il 24 maggio 1927 dall'architetto italiano Arduino Berla, come faro per la navigazione che illumina il Golfo di Trieste e anche come monumento commemorativo in onore dei caduti del mare durante la Prima Guerra Mondiale. Poco dopo giungono finalmente alla stazione centrale di Trieste. La meta della madre e della piccola figlia è Via dei Pallini, sul Colle di San Giusto, dove vive e lavora come domestica la sorella e zia della piccola. Devono attraversare il centro della città a piedi. Da Piazza della Libertà, un tempo denominata Piazza della Stazione, raggiungono a piedi via Carlo Ghega. Due girano a destra lungo la via Roma, un tempo denominata via del Ponte Rosso. Arrivano a piazza Ponte Rosso, sul grande canale di Trieste, nel borgo Teresiano. È stata la prima piazza del borgo teresiano che prende il nome settecentesco dal Ponte Rosso, originariamente ligneo, gettato oltre il Canal Grande e dipinto appunto di colore rosso. Sede di mercatino all'aperto di frutta, verdura e fiori, nel tempo il vivace mercatino si è notevolmente ridotto, non udendo più i caratteristici richiami che le venditrici, chiamate venderigole, lanciavano ai loro clienti. Il Canal Grande, navigabile, fu realizzato nel 1754-1756 dal veneziano Matteo Pirona.
si trova in pieno centro città, a metà strada circa tra la stazione ferroviaria e Piazza Unità d'Italia. È stato costruito affinché le imbarcazioni potessero giungere direttamente sino al centro della città per scaricare e caricare le loro merci. Nella sua conformazione iniziale, il canale era più lungo di come si presenta oggi ed arrivava sino a lambire la chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Nel 1854 il canale arrivava ancora sin sotto la chiesa. La parte terminale del canale è stata infatti interrata nel 1934 con le macerie derivanti dalla demolizione della città vecchia, ricavando così l'attuale piazza Sant'Antonio Nuovo. Sulla facciata della chiesa, principale edificio religioso del borgo teresiano e del centro di Trieste, sono presenti 6 statue scolpite da Francesco Bosa nel 1842, raffiguranti San Giusto, San Sergio, San Servolo, San Mauro, Santa Eufemia e Santa Tecla. Si prosegue per via Santa Caterina. Si attraversa via Mazzini, poi si attraversa il Corso Italia per giungere in Piazza Benco ai piedi del Colle di San Giusto. La via del Monte è una delle vie che si inerpicano sul colle fino a raggiungere la sommità. Qui ci troviamo a metà della Scala dei Giganti. La vecchia Scala dei Giganti, di ruvida arenaria grigia, che s'arrampicava a spin di pesce da Piazza Goldoni verso il colle a Montuzza, venne costruita poco prima della metà dell'Ottocento con gradoni alti 50-60 cm, dunque poco adatti a comuni mortali e più a dei giganti. Una scala, chiamata Scala dei Frati, esisteva tuttavia prima di quella odierna costruita, allorquando tutta la zona ebbe il suo ridisegno per il traforo della Galleria Sandrinelli sotto il colle. Da qui il nome popolare Scala dei Giganti, mantenuto nel tempo e divenuto poi ufficiale. Alla sommità della scala e del colle vediamo una fontana monumentale, spettacolare soprattutto di notte con l'illuminazione, guardandola dal basso della piazza. Raggiunta la sommità del colle, ci si dirige verso le mura del castello. Poi si gira a sinistra, in discesa. Lungo la scalinata Winkelmann.
Subito dopo inizia la via dei pallini e qui uno di questi cancelli d'ingresso è la meta finale di madre e figlia. Proprio sotto la via dei Pallini vi è l'ingresso della Galleria Sandrinelli che attraversa il Colle di San Giusto e Montuso. In fondo si intravede la sede stradale della Piazza Sansovino. Si percorre la galleria sotto il colle, giungendo all'altro capo della galleria in piazza Carlo Goldoni. Ed ecco la spettacolare Scala dei Giganti vista dal basso, con alla sommità del colle la fontana. Fontana inaugurata proprio in questo periodo, in occasione della visita di Benito Mussolini alla città. Clima che si respirava in città con un diffuso senso di sospetto, a causa delle vendette in un contesto sempre più inquietante e pericoloso, più di quanto non stesse già accadendo sotto forma di organizzazioni clandestine anche violente, inducono madre e figlia a lasciare la città. Tuttavia, la meta immediata è una piccola cittadina nella provincia di Lecce, molto più a sud di Roma. Madre e figlia si dirigono nuovamente alla stazione centrale di Trieste. Salgono sulla carrozza per iniziare un nuovo lungo viaggio. Ma per quale motivo la meta è la Puglia?
Quali sono i motivi che spingono la madre a recarsi in un luogo così lontano?